Angela Mauro, con la sua abituale precisione, ha parlato, credo, di disagio, di ansia di tutti noi. Comunque la pensiamo nei confronti dei partiti. In questo, al di là dell'elemento tattico, la frase di Landini riflette la preoccupazione riguardo ai partiti. Che è falsissima, ti interrompo solo un secondo. Sulle pensioni, sì, i partiti hanno bloccato Draghi esattamente andando incontro a Landini, sbagliando per me, i partiti. Draghi aveva ragione. No, appunto, ma in questo il problema sono i partiti. È evidente che se abbiamo avuto un governo Monti, tanto per essere molto chiari, se abbiamo il governo Draghi, è un problema dei partiti. I partiti che non hanno identità. Se io penso a un partito che devo votare le prossime elezioni, io voglio pensare alle tre cose. Però sono due cose diverse. No, un conto è dire sono i partiti perché non fanno fare. Draghi sarebbe buono, ma invece i partiti non si caratterizzano. Io sono convinto di una cosa. Che il ministro Giorgetti e il ministro Orlando, se quei due partiti si caratterizzassero per una proposta forte, un'idea interessante su come affrontare le chiusure aziendali, la trovavano pure, tanto per essere molto chiari. Perché dentro la Lega c'è un'anima sociale che è la vecchia Lega, non la Lega di Salvini, la Lega che stava nei territori, tanto per essere chiari. Il voto degli operai. Tanto per essere molto chiari. E torno a ripetere, se i partiti fossero furbi, risponderebbero allo sciopero nei modi che ho detto prima, salario minimo legale o... E le ricordo una cosa, Confindustria, CGIL e CISL e UIL nel 2018, Confindustria, hanno firmato un accordo dicendo che in Italia c'è poca partecipazione strategica dei lavoratori e chiedendo e decidendo insieme di individuare strumenti e modi per consentire ai lavoratori di pesare. Attenzione, dove? A improbabili tavoli nazionali dove si fa tavoli verdi, no, quelli non servono più, è un'epoca finita quella della concertazione dove si discutono le cose macro. A livello territoriale, questa era la strada interessante, e che i sindacati purtroppo non hanno continuato a seguire, la Confindustria sta da un'altra parte, la riprendano i partiti, quindi esiste un problema politico di assoluta non identità. Per la sinistra, che è quella che a me interessa di più, questo problema è particolarmente grave, perché quale altra organizzazione dovrebbe in questo momento raccogliere l'aspirazione dei cittadini di un cambio vero? Abbiamo fatto una quantità di retorica sul fatto che dalla pandemia non saremmo potuti uscire come eravamo prima, che bisognava cambiare tutto, e si sta rivelando retorica. Quindi i partiti portassero a casa con questo governo quello che possono, e non ho la sensazione che lo stiano facendo, lo dico con molta chiarezza. Salario minimo legale era scritto nel PNRR e poi è scomparso, chi l'ha tolto? Secondo, almeno si caratterizzino per il dopo, ci facciano capire il dopo che preoccupa tutti noi. Hanno una linea per il dopo? C'è una strategia per il dopo? Ci sono delle priorità per affrontare i problemi e le ansie delle persone? Quando io vedo la Commissione per il reddito di cittadinanza tirare fuori sul reddito di cittadinanza 6 proposte, una migliore dell'altra, e vedo che il governo non ne prende neanche una e mantiene l'unica follia, fa finta di introdurre sanzioni, me la lasci dire, io sono molto diretto, per soddisfare coloro che vogliono sanzionare chi ha il reddito di cittadinanza, sono inapplicabili quelle sanzioni, che parlano di lavoro congruo. Ma scrivono una cosa folle, dicono che una persona che rinuncia al reddito di cittadinanza deve accettare un lavoro a 250-300 km di distanza. Ma stiamo scherzando che una persona che sta a Napoli prende un lavoro ad Avellino con una famiglia che non regge e con la situazione che c'è dei pendolari? Cioè, quella roba è brutta per tutti, sia che tu ritenga che lo strumento sia utile o meno. È una presa per i fondelli, è un compromesso al ribasso quell'intervento sul reddito di cittadinanza, che non ascolta affatto ciò che Caritas Italiana, per esempio, che è una delle componenti del Forum di Disuguaglianza, ha chiarito. Questa è la mia preoccupazione, al di là delle differenze tra Provenzano e Orlando, che non vedo elementi di strategia. Mi lasci solo dire, in quel libro che lei ha avuto la cortesia di citare, io sono molto critico nei confronti del Partito Democratico, ma una cosa segnalo come interessante. Una strada che il suo segretario, che io spero possa produrre, quell'identità che oggi non c'è, che sono le agorà democratiche, cioè un luogo in cui quel partito ascolti la società civile, le proposte che vengono da fuori. Vedremo nei prossimi 4 mesi se le preoccupazioni di Angela Mauro, che non sono preoccupazioni di parte, sono preoccupazioni che riguardano qualunque cittadino italiano. Ma se io voto X, per cosa sto votando? Prego della vedova. No. Del ragionamento di Barca mi colpisce, adesso non voglio...